Benvenuti ragazzi sul canale Pino Fai Da Te. In questo video vediamo l'unboxing e la recensione, con varie prove sul campo, dell'attrezzo multifunzione 3 in 1 della Parkside, modello PKGA20LI C2, in vendita nei supermercati Lidl a partire dal 1 dicembre 2022, al prezzo di 69 euro. Io l'ho preso ieri. Gli scaffali erano pieni, non solo di questo ma anche degli altri attrezzi in vendita, compreso il mini compressore e la troncatrice. Questo modello è una evoluzione del vecchio 4 in 1, che comprendeva anche una testina per la carteggiatura e levigatura, che alla fine risulta ridondante rispetto alla testina oscillante, quindi è senza dubbio un miglioramento. Nella solita valigetta in plastica dura troviamo il corpo macchina con motore a spazzole e tre testine, uno per l'avvitatore, una per il seghetto e l'ultima per l'attrezzo oscillante. Inoltre ci vengono dati vari accessori, tra cui inserti, bit, punte per il metallo, due seghetti, uno per il legno ed uno per il metallo, inserto triangolare con velcro con tre fogli per carteggiare, grana 60, 80 e 120 e due lame per l'attrezzo oscillante. Come quasi sempre, batteria e caricabatteria non sono compresi. Io non so se questa politica della Parkside sia vincente. Sento molti in negozio che si scocciano parecchio a dover comprare batteria e caricabatteria a parte. Forse sarebbe meglio dare in dotazione almeno la batteria da 2 Ah, come succedeva anni fa. Molti degli accessori sono ben nascosti, quindi scuotete bene la valigetta prima di pensare che non ci siano. Le testine si installano semplicemente spingendo ad incastro, mentre per smontarle bisogna azionare la leva rossa. Controllate bene che non ci siano problemi in questo meccanismo, lo spindle lock, che deve funzionare agilmente, altrimenti è una buona idea riportare indietro l'attrezzo. Partiamo subito con l'avvitatore. Il mandrino gira dritto ed ha un buon grip, stringe molto bene, anzi stringe meglio dell'avvitatore della Tecpo per esempio. Abbiamo anche il classico selettore di velocità con velocità 1 e 2 e i primi test sull'avvitatura di una vite nel legno sono andati bene. Però ho dovuto usare gli inserti Bosch perché quelli dati in dotazione sono veramente scarsi. La frizione agisce bene e anche le prove di foratura nel legno sono andate senza problemi, anche con la punta Forstner. Nella prova di foratura nel ferro con punta da 5 mm ho visto un po' le carenze di questo avvitatore, che ha solamente 35 Nm di coppia rispetto ai normali avvitatori oggi, che arrivano a 45, 50 e anche a 60 Nm. Infatti ho fatto un confronto con l'avvitatore Tecpo da 60 Nm e alla fine questo Parkside ci ha messo circa 1 minuto e mezzo in più. Comunque il suo lavoro lo fa, basta avere un po' più di pazienza. Passiamo alla testina per il seghetto a gattuccio. Anche qui c'è una leva rossa con cui possiamo agganciare e sganciare le lame. Le lame hanno un allaccio compatibile con quelli standard, usati anche dalla Bosch. Quindi potete usare delle lame di qualità migliore come ho fatto io. Vi lascerò il link in descrizione. La prova sul legno è andata bene. Ho tagliato via una sezione di legno massello senza grandi problemi. Sul ferro ho fatto varie prove su chiodo e tondini, anche qui è andata molto bene, ma credo che la qualità delle lame influisca oltre il 60% nella prestazione finale. Ora vediamo come si comporta la testina oscillante. Gli inserti dati in dotazione sono abbastanza scarsi, su quello dentato per legno ho trovato anche una strana sostanza marrone sopra. Speriamo sia Nutella e non qualcos'altro. Anche qui c'è una leva, questa volta metallica, con cui si blocca l'inserto che dobbiamo mettere ad incastro su dei pin nella parte finale della testina. Come prima prova ho voluto ricavare una finestrella da questo listello. All'inizio lo spessore era 20 mm ma poi ho deciso di portarlo a 10 per facilitare la prova. 2 cm iniziano ad essere troppi per questo attrezzo. Devo dire che poter regolare la velocità con la leva sul manico
dà un grande controllo sull'oscillazione, addirittura migliore degli attrezzi oscillanti originali. Bisogna stare un po' attenti che le vibrazioni non vadano ad influenzare il tasto di selezione del senso di rotazione. Inoltre bisogna lasciar raffreddare un po' il motore ogni tanto perché si riscalda molto. Devo dire che il risultato mi ha sorpreso. La precisione non è affatto male, anche se bisogna prenderci un po' la mano per capire come sfruttare meglio la potenza del motore. Prossima prova è il taglio di inserti domino a filo con il legno. Anche qui non ci sono grandi problemi, bisogna un po' capire qual è l'angolazione di taglio migliore. Poi ho installato l'inserto per la carteggiatura e devo dire che funziona abbastanza bene, però è facile portare a riscaldare troppo il motore se si pigia troppo. Non userei mai questo attrezzo per carteggiare grandi superfici, lo lascerei solo per piccoli ritocchi. Come considerazione finale posso dire che questo attrezzo 3 in 1 mi ha sorpreso per la sua versatilità e le sue prestazioni, usando ovviamente inserti e lame di qualità molto superiori a quelle date in dotazione. E queste prestazioni sono di tutto rispetto, però rimane sempre un attrezzo jolly, un tuttofare che non potrà mai competere con un attrezzo singolo e specialistico come un avvitatore da 60 Nm o un seghetto a gattuccio da 750 watt. Questo è un ottimo attrezzo da tenere magari in garage, in furgone, in camper, in campagna, quando cioè non si ha a disposizione tanto spazio, ma vogliamo la comodità di portarci in una valigetta unica ben 3 attrezzi molto utili che ci possono aiutare nelle lavorazioni di bricolage e fai da te. Grazie dell'attenzione e alla prossima!